Ciao a tutti ragazzi da Core89 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Rieccoci con Clash Royale. Allora mi affretto a fare la intro qui perché siete tutti qui che cercate di chiedermi un'amichevole. Allora, io devo dirvi un paio di cose. Però adesso, dato che c'è una situazione abbastanza critica, perché voglio giocare con voi e pensate che non sia più on, dato che non posso nemmeno messaggiarvi, come sapete. Vediamo un po'. Ne posso fare solamente uno. Solamente una. E gli altri saranno le prossime volte. E così approfitto per dirvelo e in più lanciarvi l'amichevole. Ok, ok, è il fortunato. Vediamo. Piaz. Ciao Piaz. Allora, e poi ragazzi devo dirvi moltissime cose. Devo dirvi moltissimissime cose. Qua mi stai già fregando. Tu sei un 1400, quindi sei anche messo non troppo bene, nel senso che la battaglia potrebbe essere molto bella da vedere. Tu sei partito fortissimo. Sei partito fortissimo. Ma davvero forte, eh. Leggero lag. Insomma che sto riflettendo sul da farsi io. Io direi di procedere in questo modo. Ok. Le flecce ovviamente sono per prevenire un eventuale attacco. Intanto il principe ha fatto i suoi grandi danni. Ok, ottimo. Sempre quando il principe arriva alle misure della vita. Allora ragazzi, innanzitutto ho un piccolo metodo, insomma, che sapevo già, ma comunque se non lo sapevate voi ve lo dico io. Per parlare, sono quelle specie di circolare, no? Ovvero quei messaggi che si possono fare al clan, quelli che appaiono nel menu principale in basso a sinistra, dove ci sono anche le news del gioco, per intenderci. Quindi ragazzi, ogni tanto ho dato un'occhiata lì che pubblicherò delle cose. Cosa ho pubblicato, per esempio, prima? Ho pubblicato il fatto che ho espulso tutte le persone che erano sotto diciamo, il limite della soglia, ovvero i 1400 trofei, come avevo promesso e come, insomma, ho rispettato la promessa e quello che avevo detto, insomma, come è giusto che sia. Intanto qui c'è un bombarollo che non deve assolutamente colpire la nostra torre. Io mando qui, so che posso avere una scelta un po' strana, però mando. Me l'ha fatta. Vabbè. Comunque il cavaliere dovrebbe anche uccidere la sua torre. È stato un uno per uno, diciamo, ok. Non fa male a nessuno. Poi ragazzi devo parlare di tante cose, quindi rimanete on qui ragazzi, non annoiatevi. Spero insomma di non annoiarvi io, perché sono io quello che non deve annoiarvi. E poi anche vi dico insomma che sono tre episodi di Clash Royale di fila. Spero insomma non vi annoino, ma obbligati, diciamo. Nel senso che non potevo fare nient'altro, con Minecraft devo fare dell'altro. E non posso assolutamente... non potevo assolutamente... No. Perché siamo messi così male all'improvviso? Dai ragazzi. Dai, non voglio scemenze. Dai. Cavaliere, boom. Ok. So che sto buttando un sacco di roba di là, ma ce la posso fare. Attenzione. Ok. Non capisco amico. Non capisco amico. E non so se... Sembra quasi che tu me l'abbia... Non so, fatta vincere. Perché alla fine potevi fare qualcosa, secondo me. Eri senza mana e quindi ti ho attaccato sorprendendoti. Però poi potevi un po' reagire, vabbè. Ok. Quindi ragazzi, questa è quanto. Sono una bellissima amichevole. Cosa ci sono due partite? Marco, Peppe e tutti gli altri. Io vi ringrazio tantissimo per il vostro affetto, diciamo così, per il vostro supporto, tutto questo. Vi assicuro su quello che volete che ci sarà assolutamente una prossima volta per poter giocare. Poi faremo talmente tanti episodi di Clash Royale che non vi preoccupate, ci vedremo tutte le volte anche. Allora, quindi tre episodi di fila, uno perché vi piace la serie, però ragazzi dovete mettere assolutamente like, perché veramente avete l'indice che sta cominciando a stancarsi di mettere like, ma dovete assolutamente alzare invece il pollicione e mettere i like. Allora, come vedete sono 1043, non mi sono spostato perché appena ho visto, insomma, sono entrato per sostanzialmente espellere gli altri. E come appunto dovevo fare, poi ho visto tutte queste richieste, non ho potuto fare a meno di accogliere. Allora, quindi come situazione online siamo sempre solito solito posto, insomma, solito situazione. Questa è la cosa che vi dicevo. Qui ragazzi,
E potete vedere qua in arrivo, questo è il registro delle battaglie. Qui invece potete vedere i messaggi, forse possono anche ingrandire. Io sono su BlueStacks, magari dal cellulare vedete molto meglio. Quindi ogni tanto ragazzi date un'occhiata qui per vedere appunto se ci sono dei messaggi. Qui vi ho salutato, vi ho rinnovato insomma i saluti dall'altra volta. E in più vedete la roba delle espulsioni. Quindi ragazzi anche un avviso, oltre che una cosa che ho fatto. Mi raccomando, ho visto molta gente che è molto lì, questo 1407 basta una sconfitta e sei giù. Io ti posso garantire insomma che se perdi una volta non è che ti appena perdi ti trancio. Però insomma se perdi vai sotto, c'è un giorno di tempo per tornare su. Quindi sappi che se cerchi di andare su, capito, cerchi di subito tornare su, ecco, dato che i posti sono quelli, qualcuno mi chiedeva di entrare, quindi ragazzi non posso, diciamo, non essere giusto in questo caso. Ok, questo è il mio mazzo, qualcuno mi ha detto che è buono, qualcuno mi ha detto che non è buono, e dall'altra volta insomma che, però, a me piace sinceramente, quindi miglioro il cavaliere che è una carta che costa davvero poco. Che però secondo me è molto forte perché ha molta vita ed è soprattutto, sapete qual è la bellezza del cavaliere? Che è sottovalutato. Questa è la vera forza del cavaliere. Il cavaliere è sottovalutato e dicono ma sì, lasciamolo andare. Cosa vuoi che se invece fa i suoi grandi danni se arriva. Anche perché attacca con una cadenza veramente molto elevata. Allora partiamo dalla Valchiria o dal cavaliere. Direi della Valchiria che è molto lenta, quindi posso far accumulare un po' di mana. Ok, tu mi butti quelli, va benissimo. Io ti butto questo e ti butto questo. Se proprio posso essere sincero. Ok, ci buttiamo anche l'orda. So che non era necessaria, però comunque vorrei un po' urirlo un pochino, perché sono obbligato a lanciare le frecce. Oppure si prende dei grandi danni. Non grandi, ma danni. Si li prende ragazzi, si li prende. La strega, che è un po' sconcentrata. Non so se sia giusto a dire in questo caso, però vabbè. Ok, barbari. Ok, tu mi metti lui. E sai che ti dico, io ti metto lui. Tanto dei barbari lui fanno il loro lavoro. Io ti attacco quindi su due fronti. Potrei mettere... Sì, sì. Qua è bello quando... Ovviamente sei dalla parte del cavaliere e ti arriva in carica sulla torre avversaria. È una bella sensazione. Valchiria a difesa della torre. E con i barbari è la sua morte proprio. In senso buono. La Valchiria può avanzare, ci sarebbe bene qua la combo con il cavaliere, ma purtroppo non abbiamo avuto proprio uno spawn così favorevole. Allora, Valchiria che si prenderà i danni, il cavaliere dietro che come detto è sempre sottovalutato, quindi sarà difficile che mi butti delle cose. E vedete, non proprio non ho avuto niente, cioè... Poi gli arcieri anche loro che sono... Subito. Ah, un secondo prima no? Ma porca miseria ragazzi. Che fregatura, che fregatura. Che fregatura ragazzi, dai, non è giusto. Porca miseria, che fregatura del piffero. Ma porca miseria, no? Porca miseria. Porca miseria. Non me l'aspettavo. Arco X a sti livelli, ragazzi, a dire che questo qua livello 7, io sono livello 4. Cioè, capite che un po' scarsetto forse lo era. Allora, andiamo con lui. So che c'è ancora l'arco X che può dar fastidio, però. Aia. Si prenderà i grandi danni. Ok. Qui posso solamente mettere gli arcieri. Che vado così. Metto subito. No, il cavaliere. Perché il cavaliere? Dai, 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 dai. Qui metto i barbari. Provo a fare la furbata. Attenzione. Attaccare su due fronti. Potrebbe veramente portarmi ti sono messo la sfera. Quindi non ho più mana probabilmente. Dai arcieri, fate qualcosa, porca miseria. Sì, ok, è riuscita come volevo. Ora di qua. No, dove va? No, andate alla parte aspetta. No, ok, parte giusta, parte giusta, parte giusta. Dai cavaliere, un altro danno, ok. Ok, lì c'è la roba che ho appena messo, ottimo. Andiamo così, andiamo così. Dai, 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 aia. Vabbè, vabbè, vabbè. Cavaliere comunque che è buono. E frecce. Se l'aspettava. Se l'aspettava tantissimo. Però manca poco ragazzi. Manca poco. Coraggio. Coraggio. Forse sarebbe stato meglio attaccare e non difendersi qua. Però io ho sempre il mio amico cavaliere qui. Sto rischiando tantissimo. Quanto sto rischiando. No 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 no
di quanto, ragazzi, battaglia più epica veramente mai fatta. Di quanto. Vuole. Dopo mi guarderò il video, me lo guardo al rallentatore, 0,5, ragazzi. Mamma mia, bellissima, bellissima. Comunque, ragazzi, per questa sfida, per questa amichevole, per questa notizia, tutto quanto, un bel like, mi raccomando. Un bel pollicione in su. Wow, che succede qua? Tanto, anima? Come anima? Non c'era già un'anima? Ci sono due anima. Ah, quindi ha aumentato il carattere per differenziarli. Mi stai dicendo questo? Attenzione, attenzione. Vabbè, spero vi sia piaciuto questo episodio, ragazzi. Bel pollicione in su, superami 100, mi raccomando, per il prossimo episodio. Mi dispiace se sono stati tre di fila. Magari cercherò di portare tanti episodi di Clash Royale, ma magari un po' più separati. Ecco, magari parlare anche Minecraft e altre cose. Vi ringrazio per la visione. Un saluto dal vostro Carlo Z9. Ciao ciao.